Speciale è la persona che accoglie le paure degli altri e le trasforma in coraggio. Queste sono le parole di Vilma Greco, che abbiamo qui, e che è un insegnante all'interno del carcere di Petrusa di Agrigento, dove insegna nell'istituto professionale Ambrosini. Vilma, nel suo percorso professionale, un giorno ha incontrato Raffaele Piazza. E chi era Raffaele? Raffaele era uno studente della terza classe dell'alberghiero. È uno studente particolare perché di suo sapeva già cucinare, non aveva imparato con noi, però con noi ha imparato i fondamenti teorici che poi gli sono serviti per il suo futuro. Lavorare in carcere per noi è una scommessa grande, perché ci troviamo a lavorare in un ambiente povero di mezzi, con le dinamiche spesso contraddittorie dell'ambiente carcerario, ma anche con la grandissima soddisfazione di poter attivare negli studenti delle capacità di apprendimento come possibili prove di libertà futura. Raffaele è proprio il tipico esempio, è un po' il segno che la scuola in carcere non è solo un momento di evasione dalla cella, ma è il posto in cui i semi che noi buttiamo danno frutto e comincia a concretizzarsi la possibilità del reinserimento lavorativo nel mercato del lavoro. Io ho incontrato Raffaele per parlargli di questo concorso, di questa storia, in un ristorante dove adesso lavora. È stato un momento molto emozionante, così come tutti i momenti passati in classe. E quali erano le opportunità che ha potuto cogliere e lei ha riconosciuto in Raffaele? Cosa è successo nel suo percorso di istruzione all'interno dell'istituto professionale? Come dicevo prima, Raffaele sapeva già cucinare, quindi è stato per la scuola una risorsa, no? Anche per gli altri corsisti, nell'ottica del peer tutoring, lui aiutava gli altri a imparare. Nel corso delle nostre conversazioni Raffaele mostrava un gran bisogno di comprendere il percorso che l'aveva portato in carcere, trovare le soluzioni nuove. Soprattutto lui rimpiangeva l'aver lasciato il suo bambino piccolo di 3 mesi, quindi voleva capire qual era il senso della genitorialità. Adesso lui è in attesa di un altro bambino che nascerà a breve. Mi diceva: a lui dedico questo mio successo adesso, perché sono chef. Che cosa è diventato chef adesso? Raffaele adesso è executive chef, quindi il capo cuoco in un locale rinomato. Di Raffaele mi ha colpito questa sua voglia di essere una persona nuova. Infatti lui ha ottenuto poi durante il terzo anno, non l'avevo ancora terminato, la semi-libertà, ha deciso di presentarsi da esterno agli esami per ottenere la qualifica nel settore dell'enogastronomia. Non avevamo ancora attivato un corso serale, quindi si è presentato proprio con i ragazzi, con i giovani, con gli studenti del corso diurno, e lui dice: dedico questo mio successo ai miei professori che hanno creduto in me, che mi hanno stimolato a continuare, a finire anche il percorso. Lui a breve vorrà fare da esterno il diploma, l'esame di maturità, e quindi un nuovo titolo che effettivamente non gli serve in questo momento per il reinserimento nel mondo del lavoro, però dice la soddisfazione di poter dire un giorno ai miei figli che anch'io ce l'ho fatta. Certo. Lei oggi riceverà il riconoscimento come role model, quindi cosa si sente di testimoniare, cosa si sente di poter dire a chi nel suo futuro potrà incontrare che ancora sta vivendo un momento di difficoltà o di disagio? Il nostro motto, mentre attraversiamo un po' i tetri corridoi della casa circondariale, è che la cultura rende liberi.
per tanti motivi, perché ci apre la mente, perché ci fa comprendere che ci sono opportunità che forse non avevamo esplorato prima. E il messaggio è anche Raffaele stesso, no? Lui dice: per i miei figli io voglio ottenere questo titolo di studio. Quindi pensare che il mondo non è solo quello della propria cameretta. E quando parlo di orizzonte ne parlo con loro, anche con i miei studenti, cito sempre una frase di Galeano: che cos'è l'orizzonte? Tu cammini di due passi e si allontana di due passi, cammini di 10 e si allontana ancora di 10. Allora a che cosa serve? Serve a camminare ancora. E questo è il messaggio che io voglio dare a tutti: guardare l'orizzonte e continuare a camminare per raggiungerlo. Grazie per averlo condiviso con noi. Grazie a voi.